Nel corso degli ultimi decenni abbiamo avuto modo di conoscere molteplici adattamenti al nostro Cavaliere Oscuro. Abbiamo avuto tantissimi film usciti al cinema, varie serie TV, vari film d'animazione. Io in ogni caso oggi sono qua per elencarvi una lista dal peggiore al migliore dei miei Batman usciti al cinema preferiti. Quindi, se siete interessati a conoscere le mie preferenze, continuate a vedere questo video. Io sono Captain Nerd e ben ritrovati su Chuck Reazione. Ma prima, io sono Batman. Prima di iniziare con questa lista, vorrei comunque puntualizzare che ci sono stati anche altri attori che hanno interpretato il nostro Batman in delle serie TV, a partire dagli anni 60 con il nostro Adam West, che è stato molto iconico, il primo Batman della storia, arrivando poi anche nell'Arrowverse, in cui c'è stato Kevin Conroy che aveva interpretato Bruce Wayne in un universo diverso da quello normale, mi pare Terra 99, una cosa del genere. E ancora aggiungerei anche Lane Grant, che invece è un attore che ha interpretato il nostro Bruce Wayne nella serie Titans, che sta tuttora andando in corso. In ogni caso, adesso mettetevi comodi che sono pronto a mostrarvi la mia classifica. Al sesto posto abbiamo George Clooney, che va a interpretare il nostro Batman nel film Batman e Robin, diretto da Joel Schumacher. Il film è un completo disastro, sia a causa della performance dei personaggi, sia a causa della trama, della storia, di tutto ciò che riguarda il comparto tecnico, per non parlare poi anche dei capezzoli sul costume del nostro Cavaliere Oscuro. Ciao, Freeze, sono Batman. Disastro completo. Al quinto posto troviamo Val Kilmer nel film Batman Forever, sempre diretto da Joel Schumacher. Il film è un altro completo disastro e non va a correggere tutti gli errori che sono stati provocati dal primo capitolo. In pratica, un'altra ennesima monnezza. Il Batsegnale non è un cercapersone. Beh, vorrei poter dire che il mio interesse per te è puramente professionale. Vuole insinuarsi sotto il mantello? Una ragazza non vive mica di sole psicosi. È la macchina, vero? Piace a tutte le ragazze. Pettorali di gomma. Provi con un pompiere, fa prima a spogliarlo. Femmine. Al quarto posto troviamo Ben Affleck, che va a interpretare il Cavaliere Oscuro del DC Extended Universe, i film, diciamo, diretti da Zack Snyder, ovvero Batman vs Superman, Dawn of Justice, Justice League, Zack Snyder Justice League, e poi diciamo che compare anche in altre pellicole dedicate ad altri supereroi come Suicide Squad. Il nostro Ben non è proprio un completo disastro, almeno non a livello fisico e estetico, però per quanto riguarda la performance di Bruce Wayne lasciamo un po' perdere. E comunque c'è anche da dire che non ha potuto dare il meglio di sé, dato che non ha mai avuto un film a sé stante. Al terzo posto troviamo Michael Keaton, che lo ritroviamo nei panni del Cavaliere Oscuro nelle pellicole Batman e Batman il Ritorno, entrambe dirette da Tim Burton. Nonostante io possa anche ammettere che sia un ottimo Batman, sia a livello di costume che a livello di gesta, devo comunque dire che purtroppo gli anni in cui è stato diretto non hanno potuto dare un grande aiuto, almeno per quanto riguarda i combattimenti. Ora posso capire lui che si lancia con il rampino, posso capire il Batwing, posso capire tutto, però almeno i combattimenti mi piace vederli il più reali possibile. Non so se avete capito cosa intendo. Devi parlare di me a tutti i tuoi amici. Ma chi sei? Sono Batman. Al secondo posto troviamo Robert Pattinson, che arriva nei cinema negli ultimi anni con The Batman, diretto da Matt Reeves. Il film è stato veramente molto bello, forse un po' lungo, e il nostro Robert, secondo me, va a interpretare molto bene la tipologia di Cavaliere Oscuro che il film vuole adattare. Perché ricordatevi bene, non sono tutti uguali. In questa pellicola il nostro Batman ha a che fare con i primi anni di servizio, di vigilanza, motivo per cui non è perfetto, motivo per cui tende a
metterci più tempo per fare cose che magari un Batman con più esperienza farebbe più in fretta. In ogni caso, ciò che mi ha colpito di questo Cavaliere Oscuro è appunto l'atmosfera dark. Per non parlare comunque dei combattimenti, tutte le scene d'azione sono veramente molto reali. Insomma, nonostante sia stato criticato per tante cose, per la lunghezza, per alcune cose spiegate male, secondo me questo Cavaliere Oscuro ha ancora moltissimo da dare. Infatti uscirà il secondo film, mi pare, nel 2025. E niente, mi è piaciuto un sacco. La medaglia d'oro se la giudica niente po' di meno che Christian Bale, l'attore protagonista del Cavaliere Oscuro nella trilogia diretta da Christopher Nolan. Ci hai salvato la vita. Dimmi almeno il tuo nome. Rachel non è tanto chi sono, quanto quello che faccio, che mi qualifica. Bruce. E qui, a mio parere, si tocca quasi la perfezione, perché qui abbiamo tutto ciò che vogliamo esserci in un film su Batman. Abbiamo realismo puro, abbiamo mafia, abbiamo criminalità, abbiamo scene d'azione fatte con i controcazzi, tutte cose che trovavamo a pezzi sparsi negli altri film di Batman. Quindi, a mio parere, il film più completo, la trilogia più completa che riguarda il nostro Cavaliere Oscuro è questa qua, che per ora nessun altro capitolo su Batman ha saputo esporre. Questo è il mio parere, quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate riguardo questa lista. Probabilmente ci saranno un po' di scazzottate, perché qualcuno preferisce Michael Keaton, qualcuno preferisce Robert Pattinson. Questa è la mia lista personale e io non sono nessuno per dirvi quale possa essere la vostra, siete solo voi a deciderlo. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentatemi qui sotto. E ricordatevi che a breve arriverà nei cinema The Flash, dove tornerà il nostro Michael Keaton con il suo bellissimo Batman, e non ci resta che aspettare. In ogni caso, io sono arrivato alla conclusione di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, commentate, cliccate sulla campanella e seguiteci sui social, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci ritroveremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!